Casturi ha appena letto l'almanacco astrologico per il nuovo anno. Ha letto le previsioni degli astrologi sulle precipitazioni, sulla condizione delle colture, sui prezzi degli articoli sui mercati, sull'aumento e sulla caduta dei tassi, dell'oro e dell'argento. Ha letto le prospettive di pace interiore ed esteriore, il verificarsi di calamità naturali come inondazioni, siccità, terremoti, eccetera. Ma leggere tutto questo aumenta solo le vostre preoccupazioni e le vostre irrequietezze. Prendete le cose così come vengono. Non cercate di esplorare troppo il futuro con l'aiuto degli astrologi. Per lo più sono sbagliati. I dati forniti sono per lo più inaffidabili. Prendetevi quindi cura degli almanacchi riguardo ai cinque corpi dentro di voi. Questi sono più vitali, sono i cinque sensi. Educate la mente per tenerli sotto controllo, solo così si può avere pace della mente qualunque sia l'aumento del tasso del mercato o la quantità di pioggia in arrivo. Cercate di non andare in panico per ciò che dice l'almanacco sulla combinazione di molti pianeti. Loro esagerano sempre le conseguenze, nulla di ciò, nulla di molto accadrà. La distruzione dell'universo è più una paura mentale che una cosa vera della natura esteriore. Se ottenete la benedizione Anugraha del Signore, nessun pianeta, graha o combinazione di pianeti può danneggiarvi. Se imparate ad avere quella benedizione, non dovete preoccuparvi dell'almanacco. Oggi si celebra l'arrivo di un nuovo anno con un nuovo nome, un nome che si usa per i 12 mesi a venire, i prossimi mesi, ma ricordate, non è solo l'anno che è nuovo una volta sola in 365 giorni. Ogni giorno è nuovo, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è nuovo. Non festeggiate solo la giornata di Capodanno nella gioia. Festeggiate ogni secondo nella gioia, ogni passo verso la divinità deve essere curato. Cominciate da oggi, non che oggi sia un nuovo anno, tanti nuovi anni vengono celebrati da una o dall'altra comunità, che ogni giorno è un anno nuovo e per un certo numero di persone. Ma perché è oggi? E la materia non porta alcun ritardo. Cominciate da oggi un nuovo capitolo della vostra vita, il capitolo della recitazione del nome santo e della meditazione. La recitazione deve essere orientata alla meditazione o la recitazione deve essere orientata alla meditazione Nell'era Tretra Yuga il nome era Sita Rama, nel Dvapara Yuga era Radhe Shyama, cioè Krishna, in questo Kali Yuga è Sarvanama, cioè tutti i nomi del Signore. Cercate di scegliere quello che più vi si addice, che più vi piace. La vita è come una scalinata verso la divinità. Voi avete il piede sul primo passo quando nascete. Quando nascete voi avete il piede al primo passo. Ogni giorno
È un passo, ogni giorno dovete salire un passo nuovo, ogni giorno dovete salire un gradino nuovo. Quindi dovete essere costanti, vigili e sinceri. Non contate i passi avanti, o esultate di essi. Un passo alla volta è importante. Questo è abbastanza per avere successo ed essere soddisfatti e vi darà incoraggiamento per il prossimo. Non scivolate dal passo che avete raggiunto, ogni passo è una vittoria. Non ogni giorno sprecato è una sconfitta di cui vergognarsi. Lenti ma stabili, lasciate che sia la vostra massima, il vostro motto. Lenti ma stabili, aderite a una routine regolare, una routine nel tempo. Proprio come il medico prescrive una determinata misura o un peso fisso del farmaco e avverte che qualsiasi cosa di meno è inefficace, e qualsiasi cosa di più è dannoso, così allo stesso modo dovete avere un limite per i vostri esercizi spirituali. Non dovete né esagerare né farli casualmente, in modo casuale e senza alcuna cura. I medici vi diranno anche l'ora del giorno e il numero di volte che il farmaco bisogna prendere, perché l'azione della quantità presa deve essere rafforzata prima che diventi debole. Così allo stesso modo dovete ripetere ripetutamente il nome e la meditazione, fare meditazione a intervalli regolari. A coloro che vanno sempre in auto o in aereo, alle persone che hanno abitudini sedentarie, i medici consigliano di fare una lunga passeggiata ogni mattina. La passeggiata è chiamata costituzionale, perché aiuta a costruire la Costituzione. Allo stesso modo, per superare le malattie mentali conseguenti a troppe lunghe inquietudini sugli affari mondiali, il guru consiglia di fare un lungo periodo di meditazione e ripetizione del nome di Dio. Non dovete muovervi così velocemente con il mondo. La cura per muoversi velocemente è di sedersi tranquillamente, non imbrigliarsi nella vita mondana. Il trattamento per coloro che soffrono degli effetti secondari di questo è il silenzio e la meditazione. Questo è un ottimo trattamento. Avrete osservato che quando il vostro treno è fisso, è fermo, un altro treno che si muove lungo un'altra linea dà la sensazione che il vostro treno si stia muovendo. Se guardate il vostro allenatore, fissate la vostra attenzione sul treno e vedrete, conoscerete la verità, saprete la verità. Allo stesso modo, fin tanto che la vostra attenzione viene attivata, sull'altro, sull'esterno, la vostra conoscenza è basata sull'illusione. Una volta che deviate l'attenzione su di voi, potete scoprire la verità, vale a dire, anche se il mondo si muove, voi siete ancora. Nell'almanacco, come Casturi ha appena citato, è anche previsto, è stato predetto che nell'anno che sta per nascere, il numero delle persone che deride Dio e è stato predetto il numero delle persone che deriderà Dio o riderà di lui o lo odieranno.
Lasciatemi chiedere come può questo accadere. Quel numero ha raggiunto già il massimo. Lo spirito cinico della derisione e del ridicolo è il male di questa età, ma non c'è motivo per cui la divinità sia disattesa. Almeno la prossima congiunzione degli otto pianeti metterà qualche paura nelle menti delle persone e inviteranno Dio a salvar di loro la vita e farà diversi atti per propiziare beneficenze divine e per superare la maleficenza dei pianeti. Quindi la previsione potrebbe essere non corretta. Siate certi che il Signore è venuto a salvare il mondo dalle calamità. Il vostro dovere è di mantenere la calma, pregare per la felicità e la prosperità di tutti. Non pregate solo per la vostra felicità. E non dite lasciate il resto del mondo andare a pezzi. Non potete essere felici quando il resto dell'umanità è infelice. Voi siete parte organico come uomo della comunità. Quindi condividete la vostra prosperità con gli altri e cercate di alleviare le sofferenze degli altri. Questo è il vostro dovere. Il nuovo anno è chiamato Plava o Barca. Fate in modo che la barca attraversi il mare della vita in modo sereno. Questa è la mia benedizione oggi. Le gocce dell'oceano si alzarono come vapore, unendosi alla congregazione chiamata nuvola. Cadde sulla terra, scorrendo lungo i burroni, e finalmente raggiunse l'oceano. Allo stesso modo, raggiungete l'oceano che avete perso. Iniziate in quel viaggio e cercate di viaggiare veloci e leggeri.